Sì, lo so amici, probabilmente starete pensando se questo è il risultato della fusione taroccata tra Shrek e un puffo, ma tranquilli, sfatiamo questi pensieri. Noto buongustaio delle più pregiate botti di Elisir Nero e formidabile tiratore di massi da bowling, dal mondo di Clash Royale ho il piacere di presentarvi il Bocciatore! Ciao a tutti ragazzi, io sono Clay e questo è un mio nuovo video tutorial. Bene amici, per cominciare partiamo dalla realizzazione dello scheletro interno utilizzando del filo di alluminio. Piegate e incurvate così un lembo a mo' di goccia in modo tale da creare la base del piede. In questa maniera garantiremo alla struttura di sorreggersi in piedi senza il rischio che trabocchi o cada. Seguite le linee guida del bozzetto, tagliate il filo al limite della mano per poi costruire l'altra rispettiva metà. Unite così i due segmenti di alluminio per poi saldarli con del nastro di carta. Partendo dalla base, realizzate i piedi, poggiando della pasta color blu mirtillo e con un coltello effettuate 4 tagli in modo da definire con una punta le dita. Nonostante il cattivo odore emanato dai suoi piedi, regalate una bella pedicure professionale al nostro bocciatore e con della pasta color mirtillo chiara create 5 sfere piccolissime e premetele su ogni falange per evidenziare le rispettive unghie. Ponete ora le cosce e le gambe e unitele al piede. Dopodiché prendete un pezzo massiccio di fimo blu mirtillo e poggiatelo sul segmento centrale per la costruzione del busto e con due piastre a forma di ala smussata evidenziate i pettorali. Manco se fosse un lottatore di SmackDown, che macio ragazzi! Con due salsicciotti strutturate le braccia e con dei quadratini evidenziate i bicipiti, tricipiti e i brachi radiali. Saldate 5 salamini su ogni palmo della mano, definiteli con la punta per distanziarli ed eseguite la vostra quotidiana manicure adagiando e premendo 5 sfere piccolissime per mostrare le rispettive unghie. Ma che graziose manine che ha il nostro bocci! Esattamente delle mani da fata! Adesso tagliate due nastri color senape, avvolgeteli vicino agli avambracci e con altre due strisce a forma di triangoli allungati fissateli su ogni rispettivo nastro per dare origine a due fiocchi. Adagiate sul bozzetto un rettangolo di color marroncino e con una punta e un coltello disegnate e intagliate 8 rettangoli dalla base scucita. Ciascun segmento fissatelo ai margini del bacino, realizzando così una graziosissima gonnellina primitiva con l'accortezza maniacale e, sottolineo, maniacale, di coprire i gioielli di famiglia e le chiappettine del nostro bocci. Realizzate due lombrichi di pasta senape, avvicinateli a stretto contatto e prendendo i due estremi ruotateli e intrecciateli in senso orario, dando vita ad una vera e propria corda che verrà adagiata lungo tutto il bacino ai margini dei mutandoni per far sì che questi non cadano e non mostri qualcosa di indesiderato da vedere. Ora che abbiamo posto la cordicella anticaduta, costruite la seconda mano come già visto nelle fasi precedenti. Prendete ora un foglio di carta di alluminio, appallottolatelo e rivestitelo con uno strato di pasta grigia. Premete fortemente con le dita per evidenziare i solchi lungo tutta la superficie del masso e con uno smussatore a punta originate 3 buche a loro volta ricoperte da delle piastre di fimo nero.
Di certo non saranno grandi quanto i crateri e le voragini presenti sulle strade della mia città, ma ci siamo vicini. Allisciate una sfera blu mirtillo e ponetela sul collo per dare forma alla testa, pronti a plasmare i lineamenti che formeranno il volto. Prendete così un pezzo di fimo e ponetelo sotto in direzione del mento per definire il mascellone e con due porzioni di pasta poste sugli zigomi pronunciate le guance. Con altri due segmenti di fimo mirtillo definite le arcate sopraccigliari, glabre e prive di peli, mentre con una punta segnate un bel sorriso identificando la bocca. Modellate una sorta di pera e saldatela al centro del volto in mezzo alle guance per formare così un bel naso a patata. Su uno strato di fimo disegnate e tagliate una sottospecie di luna, bucate l'estremo inferiore e fateci un segno lungo la parte centrale, realizzando così le orecchie a punta tipiche del nostro bocciatore. Che poi... vabbè, non avremo lo stesso colore, ma di dimensioni ci siamo. Con due sfere bianche ricaviamo i bulbi oculari e con una particella di pasta celeste e nera risaltiamo l'iride e le pupille. Una volta ultimata la fase di modellazione, possiamo porre il bocciatore e il suo masso in forno ad una temperatura di 130 gradi per circa 20 minuti. E dopo aver fatto la pedicure e la manicure, poteva mancare il trucco? Non affatto! Per cui, sotto la santa immacolata ispirazione di Clio Makeup, picchiettate un gessetto color viola con un pennello, per poi sfumare faccia, corpo, mani e spalle. Con il gessetto nero, invece, sfumate l'enorme macigno risaltando i solchi e le buche. Grazie all'uso della colla a presa rapida, fissate tutta la corporatura appena sfumata sulla base di appoggio e il relativo masso posto sulle dita della mano. E come tocco finale, spruzzate una nube leggera di lacca uniformandola su tutta l'intera creazione. Benissimo ragazzi, il nostro caro Bocci è finito e ora potrà giocarsi tutte le partite da bowling e scolarsi tutte le damigiane di elisir nero che vorrà. Con quelle mutandine di certo lo raccomanderei come futuro modello di Intimissimi. Nuova moda e nuovo formato primavera estate 2020. Non male come idea. La testa dura. E a voi ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, continuatemi a sostenere con un bel like, a commentare e a condividere. E ovviamente, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, cliccando sulla campanella per essere aggiornati sulle mie future pubblicazioni. Il video finisce qui, Clay e Bocci, vi abbracciamo tutti e noi ci vediamo ad una prossima puntata. Ciao a tutti!